Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Lotus. A cosa serve? Lotus ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli apparecchiature per l'ambiente, umidificatori, inalatori, vaporizzatori, lampade. È commercializzato in Italia dall'azienda GISA SRL. Informazioni commerciali. Titolare: GISA SRL. Concessionario: GISA SRL. Categoria di appartenenza: apparecchiature per l'ambiente, umidificatori, inalatori, vaporizzatori, lampade. Confezioni: Lotus diffusore ultrasuoni. Descrizione e caratteristiche: diffusore di nuova generazione, ha la perfetta fusione tra aromaterapia, cromoterapia e musicoterapia, grazie ai suoni ambientali rilassanti e allo speaker integrato al quale è possibile collegare qualsiasi lettore MP3 per diffondere a Eurosì il proprio Zena Euro S. Specifiche tecniche. Dimensioni: 165x 125 mm circa. Peso, adattatore escluso: 400 gr circa. Potenza di entrata barra uscita: AC100, 240, V50, 60 Hz barra DC24, V650 mA. Lunghezza del cavo dell'adattatore: 170 cm circa. Consumo elettrico: 13 W circa. Capacità del serbatoio: 250 ml. Materiali: parte superiore PP, parte inferiore ABS. Accessori: adattatore AC e misurino. Metodo di produzione del vapore: vibrazioni ad ultrasuoni a 2, 4 mH circa. Componenti e ingredienti. Materiali: parte superiore PP, parte inferiore ABS. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.